una sede sobria, non vogliamo palazzi principeschi, ma il Consiglio regionale della Lombardia deve avere una sede in cui poter svolgere la propria funzione istituzionale, che è quella di essere il Parlamento di tutti i Lombardi e quindi la casa di tutti i Lombardi. Pierellone, questo luogo, ha svolto in questa funzione in modo straordinario, anche per il valore simbolico che ha sempre avuto. Facciamo un gesto di grandissima generosità mettendolo a disposizione di un obiettivo importante per Milano, per tutta la Lombardia, per tutta l'Italia, che ci auguriamo vada in porto, ma se dovesse andare in porto dobbiamo pensare al tempo stesso a trovare un luogo in cui il Consiglio regionale continui il suo importantissimo lavoro. Ecco, però c'è già un gruppo di lavoro informale? C'è un gruppo di lavoro che ha definito le necessità. Ricordo che oggi il Consiglio regionale occupa i primi 25 piani di questo palazzo, ha un'aula consigliare con tutte le tecnologie che sono necessarie per il voto elettronico, le sale delle commissioni, con la diretta streaming, eccetera, eccetera. Tutte queste necessità sono state censite, saranno l'oggetto di un lavoro comune con la Giunta e nel caso in cui, ripeto, come mi auguro, l'EMA venga a Milano, se il Pierellone dovrà essere destinato soprattutto in via definitiva a questo scopo, io dico, pensiamo a costruire una nuova sede del Consiglio regionale che sia qui vicino, vicino alla Giunta, anche per ridurre i costi degli spostamenti, e che sia moderna e funzionale. E c'è già un'area che avete individuato, lei si è appellata alla generosità del Comune? C'è un'area del Comune di Milano, proprio vicino alla sede di Palazzo Lombardia, quindi molto comoda, molto funzionale. Siccome il Comune di Milano è coinvolto in questa iniziativa, come lo siamo tutti noi per ottenere EMA, credo che possa fare un gesto di generosità mettendo a disposizione un'area su cui immaginare di costruire una nuova sede del Consiglio regionale.